La Chiesa nello Zimbabwe cammina con il popolo, dà voce alle classi svantaggiate, soprattutto ai dislocati e ai rifugiati di cui si prende cura. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel discorso ai vescovi del paese africano al termine della visita ad Limina. Il Papa ha notato che la Chiesa ha accompagnato le tappe di sviluppo del paese africano. Molti politici hanno frequentato le scuole cattoliche. Le strutture sanitarie della Chiesa si prendono cura della popolazione. Attraverso l'apostolato la Chiesa può dimostrare ad una popolazione provata che la riconciliazione è possibile. Non perdete la speranza, ha insistito il Papa, e ricordate, ha detto ai vescovi, che il futuro della Chiesa in Africa, e non solo, dipende dalla formazione dei laici.